Andammo ad est, oltre le montagne e nei vasti deserti delle terre spezzate. Col passare dei giorni, il mio compagno mi parlò di lui. Egli era stato un tempo un grande guerriero, ma ora era gravato da un oscuro e inconfessabile fardello. Avanzammo a lungo in quelle terre desolate. Per quanto tempo? Non saprei dirlo. Ma sempre all'orizzonte vi era un'oscura nube che seguiva i nostri passi. Infine il nostro cammino ebbe termine. Superammo l'ultimo crinale e ci trovammo dinanzi la nostra meta. La splendente città di Lutgolein e più in là la distesa delle onde del grande mare. Ci accampammo per l'ultima notte. Forse fu il vento caldo del deserto o forse le onde dell'oceano. Sta di fatto che per la prima volta dopo settimane riuscii a dormire. Ricominciai a sognare, ma questa volta non erano i miei soliti incubi. Ebbi una visione di un grande stregone, del mago Dalla-Rasha. C'eri anche tu, Tyrell. Ricordo di averti visto nel mio sogno. I compagni di Dalla-Rasha avevano catturato un grande demone, Baal, il signore della distruzione, che vagava libero per il mondo. Tentarono di imprigionarlo usando una pietra sacra. Ma fallirono. Allora Dalla-Rasha si offrì volontario per ospitare il demone dentro di sé, divenendo la sua prigione. Egli ordinò ai suoi fratelli di rinchiuderlo in una tomba sepolta sotto le sabbie, dove egli avrebbe lottato in eterno contro il demone. Ora sai cosa cerco, Marius. La mattina seguente ci dirigemmo verso Lutgolein. Ancora non sapevo quali orrori mi attendevano in quel luogo.